Penso che la vicenda di Palermo nel suo insieme sia una vicenda che insegna molto, no? Che ha lasciato una traccia intanto profonda, ma che anche ci insegna molto sulle potenzialità delle persone, no? Su quanto le persone possono mettersi a disposizione della collettività. L'esigenza, diciamo, di scrivere il libro è nata quando ho trovato le lettere che il babbo ha scritto alla mamma da giovane. E ci ho trovato, no, tutta questa tenerezza, questo pudore dell'epoca, no? Del diverso modo dell'epoca, del fine anni 30, di vivere l'amore. E mi è sembrato bello raccontarlo. E poi perché dentro di me c'è sempre l'emozione di quel tempo, il tempo in cui si sono svolte le vicende a Palermo, concluse poi con le stragi, ecco, quell'insieme di entusiasmo che ha portato queste persone a lavorare insieme, di senso di amicizia. Di profondo affetto e poi la tragedia finale che ha segnato così tanto il babbo e tutti noi. Il babbo quando è andato a Palermo ha trovato intanto un ufficio estremamente motivato e preparato, no? E questo è un grande merito, uno dei grandi meriti di Rocco Chinnici, è stata davvero una figura gigantesca nella storia della giustizia italiana. E con questa motivazione, con questo forte afflato, no? Questa forte unione si era creato fra di loro e grazie anche all'apparire sulla scena di collaboratori di giustizia importanti, siamo arrivati poi a modulare, no? Architettare quel grandissimo esempio proprio di ingegneria giuridica che è il maxiprocesso. Ah, per l'appunto il babbo negli ultimi anni aveva difficoltà di parola, no? E di movimento, era come una stanchezza estrema che lo aveva preso. E allora le sue ultime parole mi disse un giorno che stavamo camminando insieme, uno degli ultimi giorni prima che si fermasse definitivamente su una poltrona, mi disse: c'è una cosa importante, mettere gli altri nella condizione di dare il meglio di se stessi. Chi ti è intorno, nella casa, lavoro, dappertutto, mettere in condizione gli altri di dare il meglio di se stessi. E quello per me è, diciamo, una luce, ecco, a cui mi lascio guidare nella mia vita. È un impegno a costruire una cultura della legalità. Non si può pensare che questi temi siano demandati esclusivamente alle forze dell'ordine o alla magistratura. È invece impegno di tutta la società civile e anche dell'istituzione costruire una cultura delle buone prassi, una cultura della trasparenza amministrativa, ma anche dentro, diciamo, le dinamiche della cittadinanza, costruire consapevolezze, acquisizione di coscienza critica e quindi anche atteggiamenti, modi di relazionarsi, di proporsi con le istituzioni, che siano sempre segnati dalla consapevolezza che la centralità è il bene comune e che se si dà, ecco, riconoscimento ai diritti di tutti e di tutte, poi si rafforzano anche i diritti individuali, come la ricerca del lavoro, per esempio, che è uno dei grandi temi che attraversano le nostre città.